Uomini e donne, Anna svela di essere ancora in contatto con Giorgio. Ued, Anna Tedesco, io e Giorgio Manetti ci sentiamo ancora. È finita un'altra settimana all'insegna di Uomini e donne, leggermente più corta a causa della prematura e dolorosa scomparsa di Fabrizio Frizzi, che ha sospeso la programmazione del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi per un appuntamento, quello di lunedì. Fatto sta che ieri e oggi, Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno potuto commentare in studio le vicissitudini dei protagonisti del Trono Over. Prima l'ennesimo scontro tra Gemma Galgani e la bionda opinionista, poi il mancato riavvicinamento tra Ida e Riccardo hanno tenuto banco scuotendo gli animi dello studio. Tra le pesanti assenze della trasmissione si avverte, indubbiamente, quella di Anna Tedesco, la quale ha abbandonato lo show qualche settimana fa a fronte di una segnalazione di Federica. Un'ex dama del parterre femminile di Ued, la quale ha sostenuto che la bionda ombra le avesse rivelato di un rapporto alquanto intimo, consumatosi in alcuni baci, con Giorgio Manetti. La stessa ha ribadito, aggiungendo dei dettagli, i motivi del suo abbandono del noto studio televisivo e, più in generale, del programma al settimanale Uomini e Donne Magazzine. Il nuovo rotocalco curato da Gabriele Parpiglia, cui si occupa di tutti i personaggi provenienti dal format di successo di Canale 5. Ho deciso di andarmene da Uomini e Donne perché, sul mio conto, sono state dette molte cose non vere. I baci che tanto hanno fatto e fanno ancora discutere risalgono a circa 3 anni fa e nell'ambito della trasmissione. Tra me e Giorgio non c'è stato altro. Uomini e donne, Anna Tedesco rivendica ancora contatti con Giorgio Manetti. Anna Tedesco, nel racconto effettuato a Uomini e Donne Magazzine, ha poi continuato parlando di Federica. Colei che ha riportato la segnalazione in studio, sostenendo che si tratti comunque della parola sua contro quella della narratrice. Inoltre la bionda dama ha negato di essersi mai confidata con lei e pertanto vi è rimasta molto male per le falsità, a detta della Tedesco, riportate nella fatidica puntata di Uomini e Donne. Ed ha così chiosato. Non l'ho mai considerata un'amica. Figuriamoci se posso essermi confidata con lei. Non mi tollerava perché Giorgio aveva preferito me piuttosto che lei. Anna ha rivelato anche la difficoltà di parlare in quell'appuntamento televisivo poiché da poco aveva subito un intervento di rimozione di 2 noduli alle corde vocali. Infine la Tedesco, sempre al medesimo magazzine, ha affermato di essersi chiarita con Giorgio Manetti dopo quell'episodio nello studio di Maria De Filippi e di esserci rimasta in contatto.